Considerando la differenza tra il tempo stimato teoricamente e quello misurato sperimentalmente, stimiamo il momento torcente dell'attrito. Ripartiamo dalla legge di Newton, momento torcente totale uguale momento di inerzia per l'accelerazione angolare. Ma il momento torcente totale non è più soltanto RF, cioè RF 2,65 per 10 alla meno 3 newton per metro, ma c'è anche il momento torcente dell'attrito con il segno meno perché è rivolto ad ostacolare la rotazione e vogliamo proprio stimare questo momento torcente dell'attrito. Come accelerazione non utilizziamo più il valore che ci attendevamo teoricamente, ma dobbiamo utilizzare il valore vero che è uscito fuori dall'esperimento e che possiamo calcolare utilizzando il tempo sperimentale, cioè questi 20,1 secondi. Utilizziamo la formula dell'angolo descritto, che conosciamo perché corrisponde a 8 giri, è un angolo di 50,3 radianti. E sappiamo che questo angolo lo possiamo calcolare attraverso l'accelerazione angolare, però quella sperimentale, e il tempo vero misurato nell'esperimento. Da qui con la formula inversa ricaviamo l'accelerazione sperimentale, che risulta 2 delta alfa diviso il tempo sperimentale al quadrato, e quando andiamo a calcolarla sostituendo i valori numerici troviamo un'accelerazione sperimentale leggermente inferiore a quella che avevamo previsto, 0,249 rispetto a 0,269 radianti al secondo quadrato. Dunque, ora che conosciamo l'accelerazione sperimentale, con la formula inversa troviamo il momento torcente dell'attrito. Questa è la formula inversa, dove conosciamo il momento torcente RF, dobbiamo togliere il momento di inerzia, che è questo valore che avevamo calcolato prima, per l'accelerazione sperimentale che abbiamo calcolato ora. E così otteniamo un momento torcente dell'attrito di questo valore. Se andiamo a dividere il momento torcente dell'attrito diviso l'altro momento torcente, quello dello spago, della forza da tensione del filo, quindi lo dividiamo per RF, allora otteniamo un valore intorno all'8%. Questo vuol dire che il momento torcente dell'attrito è circa l'8% del momento torcente che esercita il filo sul mandrino. E questo valore 8% non è così piccolo. Quindi in questo caso, in questo esperimento, l'attrito non è stato trascurabile.